Oh Doc, una è una Doc, una la ricetta a vincere, chi? Ma Doc, ma Motta, prima di parlare di chiesa, Motta, se va avanti così, secondo te, lo mangia il Pandoro? Doc, anche col Brest, cioè col Norimberga ammazzate, con il Brest, pareggio, difesa scandalosa proprio. Ma perché lui deve giocare la sua maniera? Perché sono quegli allenatori che vogliono insegnare la storia del calcio in campo, vogliono farti tiki-taka, loro tutti offensivi allo sbaraglio, poi prendono gol. Attenzione, che magari quest'anno, grazie al bel gioco, prendete gol a valanga. Ma Chiesa invece, Doc? Perché se va a Motta, ma è un interista, Doc. Attenzione, che prima lo volevate tutti, non è che poi a novembre cominciate a insultarlo che è interista. E vi ricordo, perché io non dimentico, io ricordo a tutti, a tantissimi juventini, come Nati, che diceva, perché David diceva che con quella squadra dell'anno scorso bisognava vincere il campionato, con un altro allenatore si vinceva il campionato. Con quella di quest'anno, che la state rinforzando, dovreste vincere la Champions, secondo Nati, per vincere. E invece Chiesa, Doc, Doc, Chiesa, Chiesa, io ti avevo detto, Chiesa può fare il portaborracce di Rafa Leão e basta. E quest'anno lo fa, perché è già fuori rosa, che è arrivato Thiago Motta con Giuntoli, tutto a posto, Chiesa non serve. Cioè, uno come Chiesa la Juve non serve. Io capisco. Capisco, non ha rinnovato, non rinnova. Oh, noi con che sì, non rinnovato, ci abbiamo vinto un campionato, Cioè, poi buttarlo così fuori rosa, metterlo fuori dai margini, non è che è una cosa astuta. Perché dopo, cioè, ti offrono le noccioline per prenderlo, gli arachidi, anche se secondo me, Doc, Chiesa sa già l'accordo con qualcuno. Per me Chiesa resta lì, si fa un anno che tu lo devi pagare, quindi alla fine arriva che dovete rintregarlo in rosa e dire raga, a sto punto c'è, facciamolo, sfruttiamolo, utilizziamolo. Io ripeto, per me la Juve sta facendo un'ottima squadra. Se la Juve, con la squadra che sta costruendo, non dico non vince, non si lotta, il campionato ha vinto Allegri. Io te lo dico, Doc, ha vinto Allegri. Perché io l'anno scorso vi dicevo, al netto che Allegri non piace neanche a me, è un allenatore che fa giocare male la squadra, ma aveva dei muli. Tu mi dicevi che era più forte del Milan. Aveva dei muli, non c'entrava niente a me, il Milan è più forte. Io avevo un mulo di allenatore. Ma non ti dico, io sincero non ero come David che diceva che con un altro allenatore la Juve non facendo le coppe vinceva, nonostante ha una squadra di muli. Io dicevo che con un altro allenatore almeno ce la si poteva giocare e non finire con 19 punti con la squadra dell'anno scorso del Milan. Comunque è, secondo me, nonostante le partite, le amichevoli, servono per imparare, per mettere in testa i meccanismi del nuovo allenatore, state attenti. Stai attento, Doc. Stai attento, perché nonostante stai facendo la squadra, Thiago Motta è interista, una serpe in seno della tua squadra. Stai attento, Doc. E buona domenica. Detto questo, invece, torniamo a noi, torniamo al Milan. Oh, se ci fate caso, nel weekend, in anni e anni, io non ho mai visto comprare un calciatore in questo mio. Furri, sei lì? Dove sei? Sei a Forte dei Marmi, a Formentera? Dove sei? Battiamo un colpo, no? Perché è vero che c'è il weekend, è giusto divertirsi, però intanto passa un'altra settimana, due acquisti fatti. Cioè mancano due settimane al campionato, due acquisti fatti. Però calma, non c'è fretta, spilorciamo fino all'ultimo centesimo, poi facciamoli arrabbiare ancora di più questi che così ce ne chiedono 40 per Fofanà. Allora,
La situazione del Milan è questa. Io sto con la società finché mi dice che c'è tempo per acquistare Abraham, che non penso sia un acquisto funzionale al Milan, ma solo a livello fisico. Poi, come giocatore, comunque i suoi gol li ha fatti, deve fare la riserva di Morata. Per me, se viene a Milan e sta bene, 4 gol li fa anche lui. Cioè, non è Jovic. Qualcuno dice che è meglio Jovic, per me se sta bene è meglio Abraham. Il mio problema è che per me il Milan non doveva fare delle scommesse, ma soprattutto doveva. La mia rabbia è che io volevo il bomber giovane e forte, animale, che faceva tanti gol. Il bomber, il goleador. Per me Morata sarà molto utile, infatti Loftus-Cheek ne ha parlato benissimo nell'intervista che ha fatto, dicendo che porta trofei, è uno che porta trofei, e quindi ha un curriculum pazzesco e va bene, porta anche il suo carisma, la sua esperienza nei top club e va bene, però io volevo il bomber forte da 20 gol più Alvaro Morata, perché Alvaro Morata per la cifra che è stato speso è oro colato, però il bomber ci voleva. Detto questo, su Abraham, anche se aspettiamo, Samardžić stessa cosa, cioè Samardžić, anche se ti arriva il 28, se dovesse arrivare, non è un problema. Ma Fofana doveva esserci. Oggi sono rientrati i francesi. Da oggi doveva esserci Fofana. No, perché quelli che dicono, vabbè, ma anche se lo prendevano prima, Fofana non poteva esserci. Oggi sono rientrati i francesi. Non mi sembra che è arrivato Fofana. No? Perché oggi doveva cominciare a fare i suoi allenamenti con il Milan. Quindi non è un problema di nazionale o non nazionale, è che noi le trattative le portiamo avanti che sono eterne. Ma Fofana era oro, oro colato. Se arrivava subito. Spero che arriverà. O comunque che arrivi qualcuno. Io per dirvi, raga, vedere Amrabat che rischia di andarmi al Fenerbahce per 15 milioni. E io Amrabat andrei a prenderlo domani. Amrabat, poi vuoi con E, tanto qua si va per le lunghe con Fofana, ok? Prenditi Amrabat, ne dai 16? Buona, prendi lui, prendi con E. O se no prendi lui a gennaio, ti vai a prendere Fofana a 0. E gli dici al Monaco, toh! E niente, Emerson Royal dicono che ci vogliono 48 ore per prenderlo, è da due settimane che i giornali dicono che ci vogliono 48 ore, si vede che per i giornalisti 48 ore hanno un'altra durata rispetto a quello che pensiamo noi. Il Milan si sta preparando bene, i giocatori sono entusiasti, Loftus-Cheek è entusiasta di Fonseca, dice che si lavora bene, che ci si può parlare, anzi che chiede di fare tante domande perché vuole inculcare il suo modo di giocare nella testa, dice che stiamo giocando in tutta un'altra maniera rispetto a mister Stefano da Parma. E niente, finché c'è positività all'interno dei giocatori con l'allenatore, quello è il massimo. Poi è ovvio, la positività la si raggiunge facendo i risultati in campionato, le amichevoli contano niente. Raga, sempre Forza Milan, buon weekend a tutti, buona domenica a tutti.